L'amore verso il proprio pubblico si esprime anche attraverso la cura dei dettagli, perciò oggi vediamo perché è importante progettare e scrivere un video e quali sono le cose da tenere in considerazione quando lo facciamo. Però prima la nuova sigla! Come vi comportate quando dovete scrivere un nuovo video? Improvvisate oppure no? A volte improvvisare può andare bene, ma nella maggior parte dei casi, per avere dei video più coinvolgenti e più efficaci, è meglio scriversi almeno una scaletta oppure tutto il testo. Anche i video tutorial o i video di gameplay possono essere scritti. Se non avete voglia di scriverli nella loro totalità, almeno è meglio farsi la scaletta e appuntarsi quelle che sono le informazioni più importanti oppure delle battute particolarmente divertenti che non possono assolutamente mancare all'interno del video. Altrimenti rischiamo che quando ci troviamo davanti alla telecamera con l'emozione e le mille cose a cui pensare, per esempio le luci, il microfono, l'esposizione, ce ne dimentichiamo. Ma anche per i video di intrattenimento oppure per i vlog è utile avere una scaletta con i punti che vogliamo andare a toccare, oppure quello che in gergo tecnico si chiama lo script, che sarebbe una sorta di sceneggiatura del video. E quando stiamo progettando il nostro video, pensiamo anche all'obiettivo finale che vogliamo raggiungere. Qual è la cosa che vogliamo che le persone ricordino? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare alla fine del video? Se progettiamo il video avendo ben chiaro quello che è il nostro obiettivo, le persone lo apprezzeranno di più perché riusciranno a comprenderne meglio il valore. Generalmente la struttura del video che funziona meglio è uguale a quella delle storie che funzionano bene, cioè dobbiamo pensare a creare un video strutturato in tre parti: introduzione, parte centrale e conclusione. Nell'introduzione del video cerchiamo di attirare l'attenzione e motivare le persone a guardare tutto il video. Nella parte centrale diamo il meglio di noi e del nostro canale per riuscire a conquistare la fiducia del pubblico. Nella parte finale del video, la conclusione, lasciamo un messaggio importante oppure invitiamo le persone a fare qualcosa, seguirci su Facebook, iscriversi al canale, visitare un sito oppure guardare il nostro prossimo video venerdì prossimo alle 16. Cerchiamo di creare una struttura circolare nel nostro video, riprendendo e chiudendo nella conclusione il discorso che abbiamo cominciato nell'introduzione. Non lasciamo le cose a metà, soprattutto se il nostro è un video informativo, un tutorial, un video che vuole spiegare qualcosa, assicuriamoci di finire quello che abbiamo cominciato. Scrivere prima il video vi permetterà di raggiungere almeno tre risultati importanti. Innanzitutto, riuscirete a organizzare le informazioni secondo un filo logico e così le persone le comprenderanno meglio. Poi eviterete di creare video noiosi perché starete attenti a non ripetere troppe volte la stessa cosa. E numero 3, cosa molto importante per gli smemorati come me, sarete sicuri di non aver dimenticato nulla di importante. Per esempio, chi segue il mio canale da tanto tempo si sarà accorto del cambiamento da quando improvvisavo a quando mi scrivo i video come adesso. Sì, ci vuole un po' più di tempo, ma nei video in cui improvvisavo finivo con ripetere tantissime volte le stesse cose, facevo video di 20 minuti, ero anche meno sprint perché dovevo pensare nel momento in cui ero davanti alla telecamera a quello che dovevo dire. Invece, se ci prepariamo prima una scaletta o un testo, nella telecamera potremo concentrarci di più su quello che è l'interpretazione, la performance, quello che vogliamo trasmettere con il nostro video. Poi, quando andrete ad editare il video, potrete perfezionare tutti questi aspetti, tagliando tutto il superfluo, quindi tagliando tutti i punti morti, per dare al video un ritmo avvincente, perché noi non vogliamo che lo spettatore scappi, ma vogliamo uno spettatore il più coinvolto possibile. Infatti, quando creiamo la struttura e il testo del video, dobbiamo pensare in anticipo anche a come creare un contatto con chi ci guarda. Pensiamo a delle frasi nel video che si rivolgano direttamente al pubblico, oppure possiamo chiedere di commentare determinati argomenti, oppure di lasciarci nei commenti dei suggerimenti o delle idee per i prossimi video. Questo non solo incentiverà le persone a lasciare un commento, ma le farà sentire molto più vicine a voi, al vostro canale. Penso per esempio al canale di Epic Rap Battle, in Italia c'è Ghilly Comics, in cui sono proprio le persone a scegliere quali saranno le prossime sfide pubblicate sul canale, oppure penso a quegli youtuber che leggono in diretta i commenti che hanno ricevuto sotto i propri video e rispondono in diretta, oppure penso a Breaking Italy che invita le persone ad inviare dei disegni, delle foto che poi lui mostra nei suoi video. Queste sono tutte strategie per creare interazione. Un'altra riflessione o domanda da farci quando progettiamo il video è: perché le persone dovrebbero condividerlo?
Cosa spingerà le persone a condividere il mio video? Ci sono valori ed emozioni dentro il mio video in cui il pubblico si possa riconoscere e quindi possa pubblicare questo video sulla sua bacheca? Questa riflessione è molto importante ed in questa fase pensate anche ad un titolo che sia ricondivisibile. Come vi dicevo all'inizio, scrivere e progettare un video ci aiuterà a curarne ogni aspetto e non dimenticare nessun dettaglio, perché sono i dettagli che fanno la differenza. Quando progettate il vostro video, non pensate unicamente a voi, ma pensate anche al vostro pubblico, a cosa potrebbe trovare utile o divertente, oppure a come rendere più comprensibile o più avvincente quello che volete dire. Attenzione però, questo non vuole essere un freno alla creatività. Ognuno ha il proprio stile e ha il proprio modo di far vedere e raccontare le cose, e YouTube è bella proprio per questo. Questo vuole essere solo un consiglio per chi vuole creare dei video più comprensibili, strutturati e coinvolgenti. Se vogliamo che i nostri video vengano guardati, allora non possiamo pensare soltanto a noi stessi. Dobbiamo creare un dialogo con il pubblico e assicurarci che ogni pezzettino del nostro video sia interessante. E poi ricordatevi che se non sorridete, oppure se non siete appassionati per primi voi stessi nel vostro video, nemmeno il vostro pubblico lo sarà. L'entusiasmo è qualcosa di contagioso e se vogliamo che il pubblico cominci ad interagire con noi, dobbiamo essere noi i primi ad interagire con il pubblico. All'inizio di questo video abbiamo parlato di come sia importante anche creare un'introduzione efficace per il nostro video e qui a fianco vi lascio proprio un video in cui parliamo di come sia importante ottimizzare i primi 15 secondi del video, perché è proprio in quei primi 15 secondi che si verificano la maggior parte degli abbandoni. Quindi cliccate sul primo video per vedere il video sui 15 secondi, oppure sul secondo video vi lascio un video creato proprio da YouTube, dura 30 minuti ed è in italiano e parla di come creare una strategia per i contenuti per un canale YouTube. Iscriviti al canale perché ci vediamo venerdì prossimo alle 16 con un nuovo video e seguimi anche sui social, sono su Twitter, Facebook e Google+, perché durante la settimana pubblico contenuti utili che non troverai all'interno dei miei video. A venerdì, ciao!